Quando l'occhio del crepuscolo si spalancherà, la strada sulla quale mi troverò verrà chiusa. Dentro di me sento che bisogna contrastare quel potere, così che esso divenga la chiave capace di sovvertire tutte le cose. Ovvero la chiave del crepuscolo. Penso che per trovarla ci manchino due informazioni fondamentali, però. Il luogo in cui si trova l'occhio e ovviamente il momento in cui si aprirà. In altre parole, dove, come e quando. Già. E c'è anche un'altra questione. Chi sarà il soggetto del messaggio? Vorrei saperlo, ma soprattutto vorrei conoscere la vera natura del potere che dice di voler contrastare. A cosa potrà riferirsi? Pensi possa essere lo stesso potere che permette a Tsukasa di vivere qui dentro ignorando il sistema? Lo penso. Ma forse voglio solo illudermi di poter trovare una soluzione. Sapere che stai facendo? Non si era detto che la storia di Tsukasa doveva rimanere fra noi. Ma dobbiamo condividere le informazioni all'interno del gruppo di ricerca, no? Non credo che la vita privata di Tsukasa sia qualcosa da condividere. In questo caso avresti fatto meglio a non parlarne neanche con me, direi. A quanto pare, questa volta l'errore è stato soltanto mio, hai ragione. Anche se pensavo che a te potessi confidare un segreto senza problemi. Aspetta un attimo. Ti risulta che prima di parlarmene mi avessi specificato che era un segreto? Non fare quella faccia. Sia Krim che Subaru sono adulti, in fondo. Non preoccuparti. Questa storia si fermerà qui. Non arriverà a Mimiru. Per adesso lasciamo stare, va bene? La notizia del giorno è che alla fine anch'io ho deciso ufficialmente di cercare la chiave del crepuscolo. Solo che non credo si tratti davvero di un oggetto speciale. Se non è un oggetto, allora che cos'è? Non saprei. Forse è un'informazione o una specie di segnale. Ma ho idea che alla fine sarà una cosa talmente facile da permettere a Tsukasa di tornare nel mondo reale. Almeno è quello che spero. Ma d'ora in poi farò a modo mio. Tu agisci come meglio credi, insieme al tuo Krim. Dobbiamo considerarti nostro rivale? A seconda dei casi, direi. Potrebbe essere un problema. Questo renderà la caccia più interessante, così non rischierete di annoiarvi. Purtroppo vedo che il signor Orso non ha capito nulla. Che hai da mugolare? Sei venuta veramente, brava, mi complimento. So soltanto che se continuassi a snobbarti, dopo mi romperesti ancora di più. Oh, che linguaggio, baby. Guarda che io non rompo, sono solo schietto e curioso. Se mi hai chiamata per chiacchierare, me ne vado subito. Come sei impaziente, piccola Mimiru. Ho un messaggio da parte di una certa Elba. Ma non mi dire, così sei diventato il suo valletto, Prima di parlare, pensa a chi hai di fronte. Mi interesso alle vostre faccende solo perché mi diverte. Ma se mi tratti così, in seguito potresti pentirtene. Stai comunque facendo il valletto. Certo che hai davvero cambiato atteggiamento. Non ti piaccio più. Elba dice che non serve aspettare che l'occhio del crepuscolo si apra. Il luogo leggendario si può raggiungere ugualmente con un sistema alternativo, usando il potere di Tsukasa e le tre parole. Non capisco, che cosa significa? Io te l'ho riportato, sta a te rifletterci. Anche Tsukasa è in un bel guaio. Non sai niente. Non ti hanno detto del vero Tsukasa, del motivo per cui non può fare il logout? Ma di che parli? Quale motivo? Lo vuoi sapere? Perché mi hai mentito? Non volevo che ti preoccupassi inutilmente. Non hai fiducia in me? Pensi davvero che io sia solo una bambina, è così? Mi dispiace. Non dire che ti dispiace. Perdonami. Ora mi spiego perché hai cambiato idea. È per questo che all'improvviso hai deciso di cercare la chiave del crepuscolo. Non potevo più lasciar correre. Qualcosa dovevo pur fare. E così... Pensi che questo aiuterà Tsukasa a tornare nella realtà? A dire il vero, non so prevedere cosa accadrà. Tuttavia, una cosa è certa. Che la chiave del crepuscolo e Tsukasa hanno in comune il fatto di trovarsi al di sopra del sistema. Questo deve per forza significare qualcosa. Su questo punto anche BT e Subaru si sono dette d'accordo. Ok, va bene. Parteciperò anch'io alla ricerca della chiave. La troveremo insieme.
Io e te siamo simili. Tu non hai nessuna possibilità di uscire da qui. E questo purtroppo nemmeno io posso farlo. E comunque, sia quell'orribile mondo là fuori che questo posto sono uguali. Ne ho abbastanza. Capito? Voglio sapere una volta per tutte. Perché questa bambina non si sveglia? Io te l'ho già detto. È stato stabilito che la chiave del crepuscolo non esiste più. Questa è l'unica conclusione possibile. Subaru non la pensa più così. Stai scherzando, spero. Attualmente lei è del parere che a conti fatti potrebbe anche esistere. A proposito, penso che ormai l'avrai già capito da sola. I vari settori del World vengono individuati in base alla combinazione di 3 singole parole chiave. Sì, so dove vuoi arrivare con questo. Ma non è affatto detto che provando ogni possibile combinazione si scoprano tutti i settori esistenti. Al contrario, ho ragione di credere che sia molto improbabile. Allora vuoi dire che il cosiddetto occhio si spalancherà in un settore nascosto? Comunque manca ancora qualcosa. Il motivo per cui l'occhio dovrà aprirsi. Questa storia non sta né in cielo né in terra, lo sai? Dal suo lancio nel 2007 il World ha continuato ad aggiornarsi ogni anno. Secondo certe voci che circolano è anche esistito un prototipo realizzato come test prima che il gioco vero e proprio venisse ufficialmente messo online. Dal prototipo si è giunti alla versione ultimata e da questa alle successive versioni aggiornate. Non pensi che nel corso di tutto questo tempo ci possano essere state perdite di informazioni o viceversa residui lasciati per errore? Ah, è sicuro. Ce ne saranno e come? Il messaggio sul forum che ha avviato la ricerca della chiave del crepuscolo risale a circa un anno fa. Il World in cui giochiamo oggi è del tutto simile a quello di allora, eppure allo stesso tempo più complesso, coinvolgente e pericoloso. È una nuova versione del gioco. Ne consegue che, se non sapremo riconoscere gli oggetti, eliminati o aggiunti da una versione all'altra, sbaglieremo strada. Ah, giustissimo. Ma questo compito te lo lascio molto volentieri. Allora vuol dire che nella realtà Tsukasa è veramente una ragazza. Sì, questa è l'unica soluzione. Ma ancora non sappiamo rispondere a troppe domande. Almeno adesso possiamo dire a quali non sappiamo rispondere. La prima cosa è riuscire ad arrivare al luogo leggendario. Ma non dimentichiamoci che conosciamo chi è in grado di spostarsi tra server e settori senza usare i Chaos Gate. Ma certo, il potere di Tsukasa! Basterà trovare le 3 parole che definiscono il settore giusto e potremo andarci. Se la teoria è corretta. Gira e rigira, si torna sempre a Tsukasa. Quell'oggetto di cui mi parlavi. Hai detto che si chiama chiave del crepuscolo, giusto? Esatto. Voglio aiutarvi anch'io a cercarla. Eh? Ho una sola richiesta al riguardo. E cioè quale? Se dovessimo riuscire a trovarla, posso utilizzarla io per primo. Ma sì, certamente. È una promessa questa? Tranquillo, hai la mia parola. Vorresti provare a fare il logout usando la chiave? No. Vorresti usarla per qualcos'altro? Voglio risvegliare una certa persona. Una persona? Chi è? Di chi stai parlando? È una ragazza. Dorme un sonno profondo e non si sveglia mai. Quella ragazza sei tu, Tsukasa. Io sono un maschio, te l'ho già detto. In ogni caso, anche tu, per la prima volta, hai un obiettivo da raggiungere, finalmente. Cercheremo la chiave tutti insieme. Sai, a furia di pensarci, forse mi è venuto in mente. Il luogo dove si aprirà l'occhio. Vedi, dal prototipo del gioco si è passati alla versione ultimata e poi a tutti i successivi aggiornamenti, in cui però sono rimaste informazioni dimenticate. È pensando a quelle che me ne sono ricordato. Sei del tutto certo di non sbagliarti? Devo ancora fare qualche verifica. Ma se il risultato si rivelerà giusto, a quel punto, come devo comportarmi? Riguardo alla ricerca della chiave del crepuscolo, intendi? Posso continuarla?
E insieme a BT dovete andare tu e lei, non è vero? Sì, le ho dato la mia parola. E poi presto o tardi lo verrebbe comunque a scoprire anche per conto suo. Certo che ai vecchi tempi le cose erano molto più facili da gestire. Ho anche l'impressione che persino il mondo reale fosse più semplice di com'è oggi. Che dici, sarà l'età? No, il mondo non è cambiato. Forse sei tu che diventi sempre più complicato col passare del tempo. Complicato io, che sono come l'acqua di fonte. Dimmi, Subaru, tu vorresti possedere la chiave del crepuscolo? Sì, certo. Ma credevo che... E già ho cambiato idea. Molto bene. Se è così, sarò io a regalartela. Tornerò vincitore. Lady Subaru non è qui. Si è recata a effettuare un giro di controllo in un altro server. Allora pazienza, torneremo più tardi. Se posso aiutarvi io? Sì, dimmi una cosa. Tu da quanto hai cominciato a giocare nel World? Da molto, direi. Hai mai sentito parlare di un luogo leggendario? Certo. Anzi, a quanto ne so, di luoghi con quel nome dovrebbero esisterne almeno tre. Non ce n'è uno solo. Nel corso di un'antica era si svolse un'epica battaglia fra gli spiriti del mondo e una forza del tutto sconosciuta. O così scrivono i creatori del gioco. Si dice che i luoghi leggendari siano ciò che rimane di quell'epoca. E le parole che identificano quei luoghi? È inutile. Anche se le sapeste, probabilmente l'accesso è stato limitato. Perché vi interessa? Che intenzioni avete? Non preoccuparti, non intendiamo fare nulla che vada contro il sistema. Al contrario, vorrei che tutte le anomalie si normalizzassero. Perciò ti prego, se conosci qualche parola chiave, diccela. Non ne conosco nessuna, mi dispiace. Proverò a fare qualche ricerca fuori dal World. Va bene, poi mandami una mail. Che fai, Tsukasa? Non mi va di rientrare. Se non puoi, non importa. Ma mi piacerebbe che restassi ancora un po'. Ma sì, dai, vogliamo andare al solito posto? Va bene. Perché resti in silenzio? Ti annoi? No, figurati, stavo solo pensando. A cosa? A come riuscire a farti tutte le domande che vorrei. Ce ne sono tante e non sono semplici. Ma adesso come adesso non ha molta importanza. Perché pensi che tanto non ti risponderei? Un giorno, quando ti andrà, sarai tu a parlarmene spontaneamente, anche se non te l'avrò chiesto. Mimiru, io... Se non sarà ora, non fa nulla, davvero. Sai, credo di aver individuato il posto. Ah, ma è grandioso. Se andrà tutto come spero, forse domani riuscirò a parlare con l'autore del messaggio. Ma sarà ancora nel World? Me lo auguro, o saremo nei guai. Per i dettagli ti mando una mail. Tu precedimi lì e resta ad aspettare. Ultimamente ho un po' di problemi con gli orari, ma farò il possibile. Non voglio perdermela questa. Ah, sei molto impegnato. Sì, abbastanza, direi. Ci vediamo domani, allora. Non temere, non mancherò. Bye bye. La lai lai. Sono qui. Sono venuto come mi hai chiesto. Perché mi hai dato appuntamento a quest'ora? Chi sei? Fatti vedere. Tu non sei un normale personaggio di questo gioco. E non c'è niente che renda capaci di teleportarsi all'interno dei dungeon. Come hai fatto ad apparire così?
Ah, ma certo. Sei tu, dunque. A quanto pare, nella versione originale del Word, i settori non venivano ancora determinati dalla combinazione di tre parole di senso compiuto, come invece accade ora. Sì, esattamente. Ma come? Tu lo sapevi? Inizialmente era accettato qualunque tipo di combinazione alfabetica, nomi propri, vocaboli, ma anche una semplice successione casuale di lettere. Ma tu giochi da così poco tempo? Mi sembrava di avertelo già detto. Quando tu eri nei Cavalieri non avevo idea che questo gioco esistesse. Piuttosto, parlami di quel periodo. Ho giocato poco con la prima versione, ho installato subito la successiva. Non è che avessi sbagliato a comprare il software, ho solo aderito alla campagna di aggiornamento. Non parlavo di questo. Vuoi sapere se il codice alfabetico può portarti a un luogo leggendario? Mi stai dicendo che avevi già capito il mio piano? Ah, ma certo. Sai, le perdite di informazioni, i residui di aggiornamento e tutto il resto. Non ho parole, Krim. Non prendertela, non volevo tradirti. È che il mio vecchio diceva sempre: se non sei sicuro, dormici su. Per questo ho aspettato a parlartene. Pensi anche tu che la chiave possa essere qui? Sì, adesso sì. Il messaggio di Elba conteneva una terna molto particolare. Le parole tranquillità, centro e acqua. Se era l'indizio per trovare il luogo leggendario della chiave, allora il posto è questo. Attualmente questo settore è definito dalla terna formata da nascosto, proibito e sacro. Parole di per sé simboliche. Ma un tempo ci si arrivava con un altro codice. Navel of Lake, ovvero al centro del lago, in riferimento all'antica conformazione. Ma non capisco perché quella tipa ti abbia rivelato le parole segrete per raggiungere il posto. Abbiamo fatto un patto. Che? E non ti sembra un po' azzardato? Comunque per adesso non abbiamo avuto altri contatti. Non corriamo il rischio di finire nei guai alla fine. C'è stata un'unica richiesta da parte sua. Dirle tutto ciò che vedremo in quel luogo. Se è solo questo che le interessa, perché non ci va da sola? Perché per arrivarci è necessario Tsukasa. Ah, già, è vero. Così eccoci qui di nuovo ad aspettarlo. Gli hai mandato un messaggio dandogli appuntamento qui, giusto? Sì, certo. Ha detto che sarebbe venuto subito. È ora. Adesso io... Io devo... andare. D'accordo, BT. Fin qui è tutto piuttosto chiaro. A parte un piccolo dettaglio. Cos'è e dove si trova l'occhio del crepuscolo? Pensaci, persino uno come te arriva in questo posto e non trova nulla. Così rinuncia e se ne va, convinto di aver fallito. Perché l'occhio è cieco. Vuoi dire che potrebbe essere così semplice? Cercare l'oggetto nascosto in un settore così da renderlo visibile. È la base del gioco, no? Usiamo la sfera delle fate. Non occorre niente del genere. Io faccio il webmaster, sai. Ah, si comincia finalmente. L'occhio del crepuscolo si sta aprendo. Oh.